Continuiamo a discutere su Giorgio Bongiovanni, questa volta sulla questione della reincarnazione. Ecco, come abbiamo fatto in precedenza, sottolineiamo che noi siamo totalmente d'accordo con l'idea della reincarnazione. Andiamo a spiegare dei motivi grossolani per cui siamo d'accordo con il discorso della reincarnazione. E uno dei motivi principali è che la teoria della non credere nella reincarnazione, ma credere nella risurrezione, porta a dei paradossi dottrinali. Andiamo a vedere quali sono. E questo paradosso è il paradosso di Hitler e di un bambino morto dopo il battesimo, che si trovano al giudizio universale. E chiaramente uno, per il fatto di essere battezzato, andrà in paradiso come un razzo, l'altro, per il fatto di aver fatto male, andrà alla sofferenza eterna dell'inferno, questo secondo la teologia cristiano-cattolica. E chiaramente Hitler dirà: ma io non sono stato cattivo, sono stato solo sfortunato, perché se io fossi nato battezzato, nato quindi in una famiglia cattolica, fossi stato battezzato e fossi morto subito, sarei andato in paradiso. Invece ho avuto la sfortuna vivere e poter commettere del male. Quindi questa è un'obiezione che un Dio giusto, a cui un Dio giusto deve far fronte. E queste obiezioni pare che abbiano assillato anche il principale sostenitore della risurrezione, niente poco di meno che Paolo di Tarso, che sosteneva a spada tratta la teoria della risurrezione, tanto che diceva che senza risurrezione il cristianesimo è una follia. Ecco, quindi lui, Paolo di Tarso, in Romani 9,14 dice sostanzialmente che Dio fa quello che vuole e la creatura non ha il diritto né di contestarlo e né di mettere in discussione le sue scelte. Quindi se lui ha fatto delle persone destinate alla perdizione e altri destinate alla salvezza, sono affari suoi. Quindi noi siamo creature, zitti e mosca. Ecco, queste argomentazioni portano al credo della predestinazione, un concetto che viene poi ripreso in realtà nell'Apocalisse e sostenuto da alcune correnti protestanti, quali, adesso non mi ricordo quale in questo momento, ma viene sostenuta la tesi della predestinazione. Ma il buon Paolo di Tarso sottovaluta che noi non è che mettiamo in contestazione le scelte di Dio, noi mettiamo in contestazione le sue dottrine assurde. Quindi ha ben poco da indignarsi e dovrebbe far fronte alle obiezioni per sostenere le sue dottrine. Viceversa, la teoria della reincarnazione non incorre in questi assurdi, perché penso che voi sapete come funziona la reincarnazione: un'anima ha tante esperienze che vive in più corpi nel corso della storia del mondo. Quindi il giudizio, se c'è, è ammesso che ci sia, viene espresso sulla totalità delle sue vite. Quindi evidentemente il bambino che è morto infante avrà avuto varie vite e avrà altre vite e sarà giudicato per la complessività, ammesso che venga giudicato. Allo stesso modo Hitler che avrà altre opportunità di risollevare il suo destino, e quindi la reincarnazione non si presta a questo tipo di obiezione. Quindi noi
pensiamo che abbia una logica. Ecco, la risurrezione invece pare che non abbia una logica. Quindi siamo d'accordo con quello che dice. Ma come abbiamo ribadito nel video precedente, Buon Giovanni dice di essere un vero profeta perché non rinnega nulla del Vangelo. E anche in questo caso nasce un problema, perché nel Vangelo Gesù si schiera dalla parte della risurrezione. Infatti c'è un famoso dibattito, Matteo 22-23, in cui lui discute con i Sadducei, i quali non credevano nella risurrezione. E gli sottopongono dei paradossi per metterlo in difficoltà. Gli dicono: ma una donna che è stata sposata, che ha avuto 7 mariti, quando poi risorge, con quale sarà sposato? E quindi vorrebbero mettere in difficoltà. E Gesù, per tirarsi fuori da questa difficoltà, e dice che quando si risorgerà si sarà come degli angeli, quindi non si sarà sposati, diciamo. E così sembrerebbe aver risolto il problema, ma allo stesso tempo sembrerebbe che Gesù appoggi l'idea della risurrezione e non quella della reincarnazione. Tempo fa mi ritrovai a chiacchierare con un teologo cattolico abbastanza importante, non voglio dire il nome perché è morto purtroppo e quindi non potrebbe contestare le mie affermazioni, quindi prendetelo con beneficio di inventario e accettate la mia testimonianza. Ecco, io mi trovai a chiacchierare con questo teologo e ogni volta che mi capitava di dire Gesù disse, lui mi fermava e mi diceva: Gesù disse quello che gli hanno messo sulla bocca. Ecco, dopo un poco che mi ripeteva questa cosa, ho capito che anche all'interno della Chiesa si è consapevoli che il Vangelo è stato opera di modificazioni al fine di sostenere delle tesi che dovevano essere sostenute. Quindi questo è abbastanza grave, quindi risulta evidente che per ricostruire la figura di Gesù storica bisogna fare un'opera di pulizia, perché la Bibbia, i Vangeli sono stati opera sia di eliminazioni che di introduzioni, che andavano a confermare le teorie teologiche di coloro che man mano erano gestori di questo messaggio. Ora, quindi, che succede? Che se un Gesù che appare a Buon Giovanni gli dice: guarda che la verità è la reincarnazione, e allo stesso tempo il Vangelo è tutto giusto, è un Gesù un pochettino ingenuo, quindi ci viene difficile da pensare che Gesù non sia consapevole di tutti questi dettagli teologico-tecnici. Ci sembra un Gesù un po' ingenuo.